Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Scatfold Shredded Insanity. Benissimo, oggi vorrei mostrarvi come prendere un trofeo che si chiama la Regina del Sangue, uno dei trofei più rari per ora del gioco, probabilmente tanti non l'hanno scoperto e oggi andremo a vedere come prenderlo. Quindi riprendiamo il contratto, il mio salvataggio 1, il 2 è quello che porterò avanti, appunto come ho detto avanti farò la serie su questo gioco. Allora, questa è la stanza principale del gioco, appunto. Dopo che finirete il gioco una volta o 2 ore, non mi ricordo di preciso, appariranno questi quadri che non sono presenti dall'inizio. Dovete andare su questo quadro, tra l'altro, qua secondo me hanno fatto male a non mettere procedi a far capire che si possa interagire con questo quadro, poi uno magari ci interagisce di su, ma non è detto. Infatti io l'ho fatto completamente a caso. Stavo, mi pare, correndo, ho premuto il quadrato per entrare qua e mi ha preso dentro questo, altrimenti non l'avrei mai scoperto. E ora andiamo, vi vado a spiegare che cos'è. Sostanzialmente faremo, siamo in questa stanza, ci saranno 20 sfide dove usciranno vari nemici del gioco e riaffronteremo i quattro cavalieri, ok? Potenziatevi bene, attualmente io ho molti punti ferita come potete vedere e parecchia stamina e anche 690 di forza, quindi mi risulterà più facile farla questa sfida. All'inizio è un po' difficilotta, ma si fa, eh. Ora premete il quadrato, allo scadere avrete tempo fino al prossimo livello e ora escono i nemici da fare. Tra l'altro questo, adesso ve lo dico appena facciamo fuori questi, ve lo dico. Perché non me lo peria? Questo è un grande metodo anche per far su tanta vitae. Quella lì in basso a destra. Mi pare che ne potete far su 30.000 a prova, no? E tra l'altro è molto buono perché durante appunto questa prova potete recuperare le vostre fiaschette e in più potrete ottenere anche le pietre, quelle che vi permettono appunto di aumentare la forza, la stamina e così via. Quindi questa sfida è molto buona, farla anche ripetutamente. Non c'è un tempo limite, quindi non preoccupatevi di questo. Cioè, non è una prova a tempo, per intenderci. Sì, il tempo scorre, come potete vedere, ma avete tutto il tempo per finirla. Ah, guardate, è importante assorbire la vitae, altrimenti, vedete, non si passa al livello successivo, eh. Ah, ho sbagliato. Parry. Ok, perfetto. In questo caso mi ha lasciato i proiettili della calibro 33. Però, ripeto, può lasciarvi anche le siringhe per la vita, eh. Questa qua io la gioco così, vedete, prendo distanza, gli do il colpo e va benissimo. Tra l'altro, ripeto ragazzi, ora vi vorrei far vedere se riesco, se si ferma. Le hitbox del gioco non sono corrette né dalla parte dei nemici in alcuni punti, né dalla parte del protagonista, no? Vedete, iniezione. Perché a volte, ad esempio, usate questo colpo. Questo è un colpo, come potete vedere, metto un attimo in pausa. È un fendente in orizzontale ma basso. A volte si colpiscono i nemici quando saltano anche, non è corretta come cosa, come non è corretto alcune hitbox dei nemici che a volte vi colpiscono ma in realtà non vanno colpito. Oh, Ito, vabbè, si fa in un attimo comunque, aspettate. Perry, guardate la vita, cioè guardate quanto li tolgo. Già è andato via, già, ah no. Dai. Ora escono questi. Ah, cazzo, anche quella, me l'ho dimenticato. Spara. Bravo. Occhio al cecco, eh. Quando uso il cecchino, dai. Ma perché? Oh, comunque sono sicuro, il parry non è così preciso, non va bene sta cosa, comunque mi fa incazzare. Ma l'ho fatto giusto, dai. Ma che stronzata. No, queste cose però mi fanno incazzare, il parry deve essere giusto.
A volte riesco quasi sempre di solito, però quando non mi riesce è appunto per il discorso del gioco. Cioè non è dipeso da me, non è un mio errore lì. E mi fa incazzare, sinceramente. Se mi fai un parry in un gioco deve essere preciso, non può essere fatto così a caso. Che a volte entra, a volte no, cioè. Ok. C'è rotto il cazzo questo coso. Ah, oh, che due coglioni. Dai, vieni qua, testa di cazzo. Dai, fermati se hai le palle. Non hai le palle, vero? Guardate che bastardo. Qua, ecco, qua ad esempio. Devo fare così. Magari miratelo dalla parte giusta. Ok, morto. Cioè, ripeto, a me nei videogiochi mi incazzo quando una cosa non è dipesa da un mio errore, ma da un problema del gioco. Lì mi va il sangue al cervello. Discorso del parry che vi dicevo. Guardate, 7800 vitai. Ripeto, qua ne prendete veramente tante. Questo, il mio consiglio è quello di. Ecco, vedete, con un colpo van giù. Di usare l'attacco in corsa per loro. Come potete vedere, si fa in fretta. Allora, curiamoci. Oh, iniezione, bene. Questa, devo dire, ragazzi, che mi sono andato in pausa, che è una modalità che mi è piaciuta. C'è poi un'altra modalità, che è una stronzata apocalittica, veramente. Praticamente, ve lo spoilerò, tra virgolette. Quindi, se non volete sentire, chiudete adesso il video. Dovremo battere tutti i boss del gioco contemporaneamente. Una stronzata. Non ci sta. Non è una cosa che è bella, non è una cosa che è divertente. E in più, appunto, per via del problema dei tanti danni che si prendono e anche delle hitbox discutibili, non capisco perché il gioco, ripeto, è buono. Io l'ho finito, ne parleremo poi quando farò la serie, ma questa difficoltà artificiale a me ha rotto il cazzo. Perché mettere dentro il fatto che io debba fare. Per platinare il gioco si è obbligato a fare una boss fight opzionale, che mi va bene la cosa opzionale, attenzione, ma deve essere costruita con una difficoltà intelligente, non con una difficoltà da testa di cazzo, dai, cioè veramente l'ho provato, ho provato a giocare bene e non ce l'ho fatta, ho giocato a cazzo e quasi vincevo, giocando a cazzo, quindi non ha senso quella boss fight, veramente, che appunto ci sono dentro tutti i boss. Tutti i boss del gioco contemporaneamente, una cozzaglia di casino e basta. Eventualmente dopo ve la faccio vedere. Ma giusto per farvi, farò un video a parte e vi farò vedere. Chiusa parentesi, andiamo avanti. A me quando mettono certe cose veramente mi fanno girare i coglioni. Ma l'ho periato, dai. Perché ripeto, io sono pro anche difficoltà alta, ma deve essere una difficoltà, come dico sempre, ben costruita. Vedete la pietra che vi rilasciano le pietre? Non una difficoltà fatta così per rompere i coglioni. Ah, questo qua non l'avevo visto, cazzo. Non so se ci sia un tempo limite per portare a termine questa sfida, sinceramente. A dire il vero. Manca qualcosa, vedete che il tempo non va avanti perché mancava ad assorbire la vitale lì. Ah, forse adesso escono. Ecco, quello va fatto fuori subito perché manda a testa in giù tutto, eh. Quei nemici lì con l'occhio mandano a testa in giù. Ma perché non lo. Vedete le hitbox a volte, cazzo? Ok. Iniezione. Dovrebbe esserci il boss, adesso dovrebbe esserci il secondo cavaliere, se non vado errato. Oh no, il cazzo. Ah, questi qua vanno fatti fuori subito perché sono una rottura di cazzo. Ok.
Dove cazzo è? Ecco. Ho sbagliato, non ho preso la distanza giusta. Sparateli nel culo i fulmini. Come vedete, uso R2 e gli faccio una marea di danni, cioè guardate il danno. Volendo si possono fare i parry. Ma non me l'ha preso? Gliel'ho feriato, avete sentito anche il rumore? Diciannovemilaotto vita, eh? Due in un colpo solo. Ma... Io ho sbagliato io. Quando sparano i cazzo di kunai basta andare giù, eh. Sì, però dovete andare giù. Ma porca puttana! Vattene a fare in culo. Quindi, ripeto, questo è molto buono anche per accumulare vitae e anche pietre che ci permettono appunto di potenziare il nostro personaggio. Sono 20 livelli, eh? 20 e 21. Ah, cazzo, in culo. Ho sbagliato completamente. Merda. Ok. Cosa manca? Questa. Il prossimo boss poi sarà Saragat, eh? Il quarto. Ah, questi qua. Vedete? Altra cosa che non mi piace del gioco. Io una cosa che detesto nei giochi è quando si va a testa in giù. Proprio è una cosa che non sopporto, è una cosa che... Ma una cosa mia, che mi dà fastidio ed è una cosa che rompe il cazzo e basta e non diverte per quanto mi riguarda, ma ripeto, è il mio parere personale. Quando si va a testa in giù, veramente è una cosa che proprio non sopporto. Quei nemici là lo fanno, eh. Mi servirebbe però. Ah, che cos'è. Quello era un Big Bang Attack, sembrava un Final Flash di Vegeta. Dai, bravo. Quasi sono molto semplici, vedete, li fate sparare, andate giù e poi colpite. Ma non solo con loro, anche con tanti nemici, ripeto, si può benissimo non usare la schivata questa per eludere i loro colpi. Adesso. Non mi ricordo chi c'è. Ah, Saragat. Saragat R2, ragazzi, lo fate fuori. In 448, ovviamente dovete prendere le tempistiche giuste. Oppure periate, vedete voi. Quando sono in due prendono ancora più danni se li colpite tutti e due contemporaneamente. Cioè, guardate che danno che ha preso. Morto. Fatto. Prendiamo la vitae. Ah merda, ma l'ho colpito. Madonna, ste cazzo di hitbox però veramente a volte mi fanno venire... grazie, eh. No, qua ho sbagliato io. Madonna, sti cazzo di nemici sono tra quelli che... È bello che sti qua sono, si incontrano all'inizio e sono tra quelli che mi cagano più il cazzo. Vuoi morire o... Ho sbagliato la tempistica lì. Grazie. Allora, prendiamo... meno male che mi ha dato l'iniezione perché iniziavano a scarseggiare. Ma...
Ok. Livello 16. Merda. Qua potrebbe essere un problema. Vedete che prendo le distanze e cerco di fare i colpi con R1. Per eliminare più che altro. Ma no, vai a cagare, testa di cazzo. Si è stancato, lì dovevo approfittare, non ho sbagliato. Ci è cagato un po' il cazzo, te lo dico. Si è stancato. Ok. Posso curarmi? Madonna, che due coglioni. Sì, sti pezzi sono un po' una palla. Con questi qua. Poi rilasciano le fiamme ovunque, vedete, quello che mi dà fastidio. Che dopo un certo dato periodo appunto scompaiono, però ci mettono un po' troppo secondo me a scomparire. Se proprio devo essere pignolo fino in fondo. Ok, io ero 17, adesso c'è il 18. Ah merda, ecco, un altro problema. Che palle! No, qua è una rottura di coglioni, qua è una rottura di coglioni. Ma questo ripeto ancora, si fa. È la boss fight di cui vi parlavo prima che non ha un cazzo di senso. Vedete la hitbox? Ho preso danno ancora prima che impattava col suolo. Cioè, le hitbox non si fanno così. Le hitbox non si fanno così, non va bene perché poi uno prende danni in realtà quando non dovrebbe prenderli. Cioè, la precisione dei colpi è tutto, soprattutto in questo genere di giochi. Dai che ci siamo quasi, eh. Però ho poche fiale, porca puttana. Ah, che due coglioni. Sì, Ale. Vuoi morire, magari entro domani, così, sai. Se vuoi morire mi fai un favore. Grazie. Oh, munizione, bene. Guardate quante pietre, 14 ne abbiamo già, le pietre hit qua. O come cazzo si pronuncia. Ok, c'è il boss finale, non mi ricordo. Cazzo sì, Lenny, il primo cavaliere, è il boss finale di sta roba. Fategli Perry. No, ho sbagliato io lì, ho sbagliato io. Quando sbaglio lo dico, non è che. Qua è giusto però. Vedete, altro Perry. E per quello dico, quando non mi prende i Perry è per un'imprecisione del gioco, non è per un mio sbaglio. Le so, le ho capite le tempistiche del Perry. Guardate quanta vita gli abbiamo tolto. Occhio perché questo toglie quasi tutta la vita. Ma che cazzo? Ok, curiamoci. Qua spammate un po' R1 eventualmente. Questo va evitato. Ancora. Dove cazzo è andata? Che palle, ci hai rotto il cazzo. Ancora. Basta però, eh. Non posso colpirla, no? Lì no. Guardate la vita, cioè. Quel danno lì non si può vedere. Ok che è un colpo forte, ma quel danno là non lo posso vedere. Anche ci sono un po' di problemi di damage, eh. Cioè non so se avete visto, ma ha troncato quasi tutta la vita. E 40.900 vitae, avete visto? Spettacolo. E qua finisce appunto la prova. Per portarla a termine dobbiamo appunto, vedete? Parlare con quel personaggio lì. Bene, e appunto qui sbloccherete il trofeo che vi ho detto, la regina del sangue. Ora chiudo questo video ragazzi e registro questo qua. Questo quadro appunto ci farà entrare in quella boss fight schifosa di cui vi parlavo prima. E
e lo intitolerò Difficoltà artificiale il video, comunque qualcosa del genere. Bene, ragazzi, spero che questo video vi possa essere utile. Alla prossima.